you doing? Hey, hey, what you doing? Ho 15 anni all'incirca, 15-16 anni che frequento il Cottolengo. Prima come volontaria delle sordomute, famiglia San Giovanni Battista, poi l'anno che sono andata via per le vacanze con le ragazze sordomute, ho conosciuto i sordomuti e quindi sono venuta anche qui a fare la volontaria. Da allora non mi sono mai staccata, tranne un periodo che forse ho frequentato di meno perché sono stata assunta per 5 anni dalla famiglia delle sordomute. Guarda, è stata una cosa fantastica perché quando facevamo le prove per vedere gli attori cosa potessero fare, abbiamo chiamato, naturalmente erano tutti ragazzi qui del Cottolengo, ospiti del Cottolengo, e abbiamo chiesto a una delle nostre invalide se potesse fare una prova per vedere come se la cavava. Siccome è una persona molto timida, la nostra regista ha incominciato a farla parlare rivolta verso il muro e ha incominciato a piangere, perché è una persona che è stata malata, nel senso che ha avuto, la mamma prendeva il talidomide e quindi ha avuto problemi fisici, e nello spettacolo si chiedeva di poter, diceva proprio: mamma, mamma, ti posso abbracciare? E quando lei ha incominciato a sentire questo si è messa a piangere. E poi c'è Giovanni che è un invalido, anche lui è stato molto toccante, perché da lì è incominciato la sua ripresa, perché Giovanni aveva dei problemi e quando ci vede ringrazia sempre, dice: grazie a voi che sono riuscito ad uscire da questo tunnel. Io ho capito, sono venuta qui perché pensavo di poter dare agli altri qualcosa, invece ho capito che invece sono gli altri, le persone che sono qui, che hanno dato molto a me. In che senso? Pensi di essere importante per loro perché tu magari li segui, magari gli dai delle cose che in quel momento non possono avere, invece poi quando sei a casa pensi e dici: mi mancano tantissimo. Praticamente il proseguimento della tua famiglia. Ecco, quando entri al Cottolengo è una cosa fantastica, perché ti sembra proprio di essere in un altro mondo. E c'è silenzio, c'è pace, c'è tranquillità, tutti ti salutano, è una grande famiglia per me. Oramai, appunto, dopo tanti anni che mi conoscono, ti salutano, ti fermano, ti parlano, sia le persone, gli ospiti e naturalmente fratelli, suore, preti, un mucchio di persone.